Ciao, allora video misto. Finalmente ho trovato l'altro Miximol che volevo prendere, che non mi ricordo come si chiama, aspettate che apro. Come si chiama questo qui? Pickball. Fantastico. Cioè. Bellissimo, è una palla, è un maiale, è un maiale palla, un palla maiale, bellissimo. Va bene. Poi ho trovato a un mercatino dell'usato questo. Questo che poi non so neanche se è, se è autentico o se è, diciamo, una copia, perché ho guardato online per vedere se ne trovavo altri così e ho visto che ci sono anche dei fake, però, cioè, comunque è bellissimo. È un portabiglie e dentro ci sono delle biglie che adesso vi farò vedere. Praticamente questo qui si apre così. Dentro c'è così le biglie, vedete? Togliendo, c'era anche questo. Wow. E dentro c'erano queste biglie che praticamente dovrebbero funzionare così, vedete? Non so se si riesce a vedere bene. Vedete, qua si può vedere la biglia. Dietro si poteva muoverla in modo tale da vedere la figura, vedete? Vabbè, così è un po' scomodo, però vedete, si può muovere. Sì, dovrei tenerlo così comunque. Le biglie c'è. Allora, Dactrio. Poliwrath. E ce ne sono altre, cioè queste sono solo una parte, però Magmar, Gengar. Ho visto su eBay che c'è anche tipo una Pokéball dove poter mettere queste biglie e poterle lanciare, non ho ben capito. Era un gioco che c'era negli anni 90 dei Pokémon Horsey. Tangela o Tangela, che poi è da lì che ho scoperto che ce ne sono alcune proprio vere e alcune invece dei fake. E Venomoth e Exeggutor. Io vorrei trovare degli altri raccoglitori tipo questo, che questo c'è. C'è Venusaur, vedete Venusaur, però dietro non c'è nessun marchio, non c'è niente. C'è questa che praticamente ruota, vedete, fa ruotare la cosa dentro e qui appunto si possono vedere le biglie. Poi c'è un'altra cosa che però si ruota al contrario praticamente rispetto all'altro, si ruota così e qua invece si ruota così, vabbè. Poi un'altra cosa che ho trovato in edicola sono questi, i Softy Friends Ocean, morbidissimi amici, edizione gigante, infatti, cioè, wow. Scopri che brilla al buio. Gli originali visti in TV della Sbabà e poi mini book più bustina con un Softy Friend Ocean. Allora, il mini book è questo.
Toys One Collection, che è da prendere a parte, appunto, quindi ricordatevi. Vai in edicola e trovi in regalo con la rivista Softie Friends Magazine. Ah, ecco, praticamente questa si trova in regalo con sta rivista. Non so, no, io non l'ho vista. Poi qua dietro c'è una pubblicità di Leolandia. Wow. E wow. Scopri le nuovissime Sbaban Pack. Cos'è? Oh mio Dio. In offerta esclusiva. Dragons vs Dragons, Minimon, Spinny. Qua probabilmente è un pack con dentro un casino di cose, non lo so. Vabbè. Poi qui c'è uno dei... Ah, ecco, infatti. Indico, ti aspetto un altro Softie Friends Ocean Stellina, che è quella appunto della rivista. Poi c'è Curiosità Animali, Megalodonte, Calamaro, eccetera. E un po' di altre cose sugli animali, belle ste riviste. Diciamo. Poi qua c'è la pubblicità Mr. Baloo. Va bene. Qua c'è un giochino, un labirinto. Qua c'è la, c'è la checklist di Softie Friends. C'è allora Jelly e Kela, Nino, Nino, Lena, una balina, ok, e Marty, che praticamente è, boh, non lo so, Marty, Martin, no, Martin Pescatore non è, non lo so, vabbè, Lanterna, Orchetta, che a me piacerebbe trovare questa, e Polipetto, no, Polpetto, bene, e Pallino, Cincetto, ok, che è una, e oddio, è della stessa specie di Nemo, non mi ricordo adesso qual è. Manta, che è una manta, wow. E Spadino, che bello. I nomi di questi sono sempre bellissimi. Poi, gioco Softie Friends. Vabbè. Cos'è? Ah, vediamo. Un sacchetto di Softie Friends. Mostrazione di una prodigy. Bah, vabbè. Poi vabbè, abbina un altro gioco e basta. Ok, vediamo di aprire la busta. Mi ero dimenticata di dirvi che qua ci sono dei buchi dove si può vedere il colore, vedete, che però non è una garanzia, perché come sapete il colore cambia. Quindi non so quale troverò. Oh mio Dio, è gigante. Mamma mia, che odore. Qua dentro non c'è niente. Ah, qua dietro c'è la checklist con i nomi, che comunque ci sono anche sulla e ho trovato, aspetta, come si chiama? Lanterna. È bellissimo. È enorme. Cioè, guardate, è gigante, è bellissimo. Ah. Wow.
Ah, mi piacciono troppo questi. Aspettate che guardo dov'è il... Che in teoria dovrebbe esserci tipo il messaggio segreto o qualcosa del genere, credo sia come gli altri. In teoria, se è come gli altri, dovrebbe avere il messaggio segreto, il simbolo, quello che è, insomma. Ma non ce l'ha. Beh, se lo trovo, poi magari pubblicherò la foto su Instagram. Se trovo questo messaggio segreto o il simbolo strano, eccetera, lo pubblicherò. Pubblicherò la foto su Instagram. Comunque, cioè, sono bellissimi. E poi, antistress, che bello. Va bene, ok. Alla prossima, ciao.